E rieccoci amici di On The Video, puntualissimi anche in questo mese di giugno, prima puntata, bellissimo giugno, un po' sole, un po' pioggia, un po' tutto, un po' strano. E al mio fianco, già tutta bella leopardata oggi, il nostro Ciao! Vale. Ciao Vale, tutto bene? Sento No, bene. non graffiarmi, No, voglio però. andare al mare io. Ah, ok, adesso pensate che vuole andare al mare. Va bene, che abbiamo come ospiti? Gli N1. Buongiorno. Ciao ragazzi, benvenuti. Partiamo dal nome. Cosa vuol dire N1? E N1 significa Nuclear One, che sarebbe praticamente una composizione chimica di vari atomi che quando sono uniti tutti insieme provocano un'esplosione. N1 era la sala da dove è esplosa una bomba nucleare negli Stati Uniti, proprio in seguito a questa raccolta di atomi, eccetera. Cioè, gli atomi sarebbero i singoli componenti del gruppo. Della crew che da soli non fanno niente, però insieme possono fare un po' di danni. No, Ok, chiaramente scherzo. naturalmente penso che amici a casa hanno capito che parleremo molto dei graffiti quest'oggi, quindi come vi siete avvicinati al mondo del graffito? Allora, la prima volta che ho visto un graffito in vita mia avrò avuto 5-6 anni, proprio sto parlando tipo di fine anni 80, primi anni 90, una cosa del genere. Ne avevamo fatto uno appena appena fuori da casa mia. E io ero esattamente così. Non capivo niente, cioè non capivo, però mi aveva dato una grande energia. In realtà non ho capito ancora niente neanche adesso, però sempre una grande energia. Poi in realtà vabbè, ho iniziato da ragazzino, tipo alle medie, terza media, prima superiore, qualcosa del genere. Poco a poco ho incontrato gli altri nel percorso di vita, eccetera, eccetera. Siamo 4-5 dello stesso quartiere. La maggior parte degli altri sono tutti di Milano Sud, Milano Sud-Ovest, insomma, siamo tutti di quartieri molto vicini. Poi dopo a un certo punto la situazione è degenerata, adesso abbiamo un messicano, un inglese, uno che sta in Svezia, e una che se è italiana ma ora vive in Portogallo, eccetera, eccetera, e uno spagnolo di Barcellona. Mi spazio, insomma. Sì. Purtroppo, abbiamo detto mettiamoli un po' sparsi questi atomi qua perché se li mettiamo tutti insieme è casino, quindi iniziamo a seminarli un po' in giro. Cambiamenti avete notato da ieri ad oggi? Nei E nel mondo dei graffiti, graffiti, sì. beh, sono cambiate tante cose, sicuramente sia nello stile e sia nella esecuzione, quindi oggi sicuramente ci sono. E cioè, si sono molto molto evoluti i graffiti e sono stati penetrati anche, cioè graffito in realtà sono le lettere, però ormai è comune che sia accompagnato da sfondi piuttosto che da personaggi, da realismi addirittura che una volta non esistevano, no? Quindi sotto questo aspetto si sono evoluti molto. Dall'altra parte, come in ogni cosa, diciamo, sono stati penetrati anch'essi dal mondo del marketing, comunque del business e quant'altro, mentre invece magari una volta il giochino era tutto un pochino più puro, ma esattamente come qualsiasi altra cosa, no? Non dico niente di nuovo, cioè anche i graffiti fanno parte di questo mondo, no? E quindi. Una domanda che magari potrebbe essere scontata, ma non lo è. Come vi fidanzate? Perché comunque sbombardare un muro o comunque fare graffiti penso che abbia dei costi. E soprattutto Sì, spostarsi da ne città a città. abbiamo spesi tanti, tanti, non ne ho più. No, scherzo. Beh, fortunatamente, diciamo, a un certo punto abbiamo iniziato a ricevere in parte qualche regalo, diciamo, da qualche azienda, eccetera, eccetera, che ci ha aiutato un pochino. E poi vendiamo magliette o altro materiale. È lui che produce, lui Ok. non è dell'N1, però diciamo, è un grande amico, Giratorno. ci gira attorno e insomma ha questa stamperia di t-shirt, cappelli e quant'altro e diciamo che un pochino noi vendiamo anche questo materiale un po' in Italia, un po' anche fuori, abbiamo venduto in Francia, in Inghilterra, Francia, è arrivato in qualcosa a Miami. Germania, qualcosina ogni tanto gira, però spesso quando vado in giro, anche tipo in Sud America, mi dico, allora dove sono le magliette? Così ho detto, guarda, non è che mi posso portare dietro solo quelle da vendere, perché sennò, insomma, dovrei portarmi dietro 10 valigie, quindi in realtà
Così, poi diciamo nella vita normale alcuni di noi hanno un lavoro diciamo normale, però ormai la maggior parte vivono comunque perché ci hanno lasciato tutti a casa. No, vabbè, a parte gli scherzi, cioè tanti di noi vivono facendo graffiti interni piuttosto che grafiche o insomma girano un po' intorno a questo mondo. Tattoo, giriamo un pochino tutti intorno a questo mondo. Tra un attimo vedremo il video Meeting of Style. Di Ok, cosa parla? allora, Meeting of Styles è un evento internazionale nato in Germania tanti tanti anni fa, 17 esattamente, e ora è in tutto il mondo, esiste in quattro continenti e in Italia lo facciamo noi da 3 anni e in realtà prima di noi lo hanno fatto altri due gruppi di persone a Padova e a Mestre. E che sono dei grandi amici, eccetera, eccetera. Dopodiché io sono stato invitato a viaggiare per gli Stati Uniti con diciamo il fondatore, tipo 3 anni fa, credo, 4, non mi ricordo. E mentre eravamo in viaggio mi ha chiesto se volevo riportarlo in Italia. Io sono tornato, l'ho proposto agli altri, gli altri erano contenti. Quindi abbiamo trovato i muri, da lì siamo partiti. Ok. E credo che le foto che avete voi Sì, ora sono dell'ultima adesso. edizione, che è la seconda nostra dell'anno scorso, giusto? Sì? Sì, Ok, vero. perfetto. Video. Vediamo. Eccoci, ho visto qualche foto del meeting dell'anno scorso, ma a questo punto entriamo nel meeting che si svolge già nel weekend. Sì. Raccontaci un po' cosa è cambiato dall'anno scorso, se c'è qualche curiosità particolare. Allora, beh, è cambiato, ci sono delle attività in più intorno, e quindi allora, il sabato sera avremo una battle di bombing, che sarebbero praticamente quelli veloci che si fanno per strada, no? Però cioè, diciamo, non è questo il caso, che noi abbiamo un pannello dove
8 artisti scelti tra i più bravi, comunque anche giovani, perché è abbastanza impegnativa come cosa, molto stancante. E avranno 3 giudici di fronte e 2 a 2 si sfideranno su delle parole che non conoscono. E niente, ci sarà un vincitore scelto appunto da questi 3 giudici con un premio. E mentre invece la domenica ci sarà una battle di street dance, che non è break dance, ma è diciamo un altro tipo di ballo mischiato anche a mix dance, quindi da varie tipologie di ballo, sempre attorno comunque alla cultura hip hop e quant'altro, si possono partecipare, ci sarà un vincitore e già esiste. Sarà diviso in 2 categorie, per i più giovani e per i più grandi, in maniera tale che i ragazzini non si trovano magari a sfidare gente che è troppo grande, diciamo, brava per loro, non lo so. Ad ogni modo, per il resto abbiamo sempre un sacco di muri, abbiamo più di 200 persone provenienti da Nord, Centro, Sud America, da tutta Europa, dall'Asia. Quest'anno niente, poi ci saranno una serie di altre attività collaterali, cioè collegate, eccetera, eccetera, qualcuna per i più piccoli, altre un po' per tutti, e basta, questo. Ma è organizzata così in tutti gli altri paesi? E, no, diciamo, c'è una filosofia un pochino generale da seguire, che è quella comunque quella di portare avanti la cultura. Dopodiché, diciamo, c'è massima libertà, cioè si prende solo il nome, però all'interno della propria organizzazione c'è massima libertà. Mi è capitato un paio di volte che diciamo, qualcuno mi chiedesse: cavoli, guarda che lui organizza di lì, eccetera, eccetera. Io ho risposto: io non è che lo invito perché lo organizza da di là, però lo invito perché magari mi fa piacere, però come mi fa piacere come magari qualsiasi altra persona. Cioè, quindi non è che è una cosa che assolutamente va così. E dall'altra parte, diciamo, tante persone magari dicono: ah, ecco, lui va in giro perché lo fa qui, e quindi quando no, in realtà non è così. Cioè, io aspetto che mi invitano, se mi invitano vado Certo. volentieri, però non è che: ah, io lo faccio in Italia, quindi posso andare da... No, no. Ok, ricordiamo un attimino ancora le date innanzitutto e da che Sì. ora a che ora possiamo. 3, 4, 5 giugno, dalla mattina alla sera all'1, quindi i cancelli saranno aperti dalle 8 all'1 del mattino, ingresso gratuito per tutti, nell'area della scuola, mentre invece sarà sempre gratuito, però dico, non avrà un cancello, c'è tutta l'area della stazione che invece diciamo è per strada, quindi diciamo da parte da vicino alla stazione di Trezzano sul Naviglio sarà aperta, diciamo, non al traffico, però comunque sarà in mezzo alla strada, mentre invece l'area della scuola chiuderà di notte e riaprirà la mattina dopo. E Ok, comunque, beh, di notte, insomma, speriamo ci anche. sta. Rimaniamo sempre su di voi perché hai solo nel cassetto. Volevo sapere un po' di tutti e due adesso, però, sia di Marte che di Prego, Franca. vai. Sogni nel cassetto, boh, aspetta perché è dura qua. Beh, innanzitutto volevo ricordarvi che io non faccio parte dell'N1, ma come ha detto prima Marte, prima ci giro attorno perché praticamente curo tutto il merchandise dell'N1 e di vari artisti di Milano. Là al meeting sarò presente con un gazebo dove venderemo le magliette dell'evento, cappellini, tutto quello che concerne l'evento, ok? Quindi anche tazze, vari gadget. Tutto questo Ok. sarà una parte del ricavato sarà comunque andrà all'associazione che organizza l'evento. Quindi è una cosa molto importante che le persone che vengono a trovarci potrebbero prendersi un pensiero per loro, per la famiglia in generale. Boh, sono nel cassetto. Beh, ho un laboratorio a Milano, si chiama Solo Stile, e vorrei che diventasse abbastanza conosciuto. O no? In questo mi aiuta anche Marte, dai. O Ok, no? Marta invece? I sogni di cassetti ne ho tre. Ok. Allora, Vai. no, è personale, sì o è ok? Beh, se vuoi dirci sia quello personale che quello legato alla crew va bene Beh, no, legato alla crew non credo uguale. che, cioè, Ok. che poi magari dopo mi sgridano. E va bene, no, ve ne dico uno. Il mio grande sogno nel cassetto sarebbe: io sono un viaggiatore proprio quasi gypsy, ok? Quindi mi piacerebbe un giorno prendere un furgone in Argentina e arrivare in Canada, dipingere dappertutto. Questo
Questo è il mio grande sogno. Molto bene. Se avete portato tra l'altro un altro video che naturalmente dopo lascio la parola a Valentina, okay. Però avete anche una sorpresa se non sbaglio, perché vedo una borsina. Esatto. Maleducato, l'ha detto lui. Tu. Cosa? No, gli ho detto. L'ho anticipato. No, praticamente questa sarebbe... Tienimi in mano un attimo, fammi vedere. Là, là. Questa praticamente è la shopper bag, si chiama così. È il gadget che sarà dato da ogni artista che arriva, più di 200, quindi ogni artista si beccherà uno di questi con dentro gli spray dell'evento e altri gadget, okay, sempre dell'evento, quindi. Grazie. Noi naturalmente non facciamo variety, non siamo capaci, però abbiamo una borsina, no, nel caso. Sicuramente. L'ho data lui, perché, no, cioè, tranquillo. Perché, picchiatevi pure dopo, allora. Ok. Ci vediamo fuori, allora. Ok. Beh, se venite a trovarci, ne andiamo là. Ok, tranquillamente. Quindi vediamo il video con le immagini. Siamo quasi in chiusura con i progetti futuri. Progetti futuri, allora credo che, innanzitutto, noi siamo un gruppo di ragazzi che fa graffiti e che fa, diciamo, che gli piace fare graffiti e stanno organizzando questo evento perché ci piace, perché amiamo il nostro mondo, amiamo i graffiti, ma in questo evento
Diciamo, noi non dipingiamo quasi mai perché facciamo fatichissima e diciamo nel periodo antecedente all'evento dipingiamo pochissimo, quasi tutti, sempre per lo stesso motivo. Quindi credo sicuramente che i progetti futuri da settimana prossima è dipingere un sacco, questo sicuramente, e viaggiare anche un pochino, diciamo un po' per tutti o chi potrà più o chi meno, e anche magari un pochino rilassarsi, una vacanzina nel futuro immediato. Nel futuro futuro potete seguire i nostri canali ufficiali e lì saprete tutte le nostre novità. La nostra pagina si chiama Nuclear One, Nuclear 1, ok, su Facebook e su YouTube, mentre invece la pagina del nostro evento si chiama Mythical Styles Italy, sì, chiaro, giustamente. Grazie. So che vuoi ricordarci qualcosa anche inerente alla. Sì, allora questo We Run the Streets è la prima volta che lo facciamo uscire, ma in realtà è il nome della nostra associazione ed è tramite questa associazione che noi organizziamo i nostri eventi e quant'altro, però diciamo comunque i canali rimangono quelli della crew e quelli dell'evento, che sono quelli che vi ho detto. Ok, quindi noi ringraziamo naturalmente la Grazie Nuclear a voi One, per ricordatevi l'ospitalità. ragazzi, anzi lo posso dire a voi, di invitarli così. Certo, venite tutti al Meeting of Styles 2016, Trezzano sul Naviglio, 3, 4, 5 giugno. Loro ci E saranno, quindi ci numerosi. saremo. Perfetto, grazie di essere venuti on the video. A voi. Come sempre, parola nostra vale per i nostri appuntamenti. Sull'Odi Crema TV, canale 111 giovedì alle 20:30, il venerdì alle 14 e domenica alle 12:30 su Lombardia TV, canale 99 599 in Lombardia, 888 nel Lazio, 219 in Piemonte, 665 in Liguria. Io vi ricordo come sempre la nostra pagina Facebook On The Video, il nostro canale YouTube On The Video Lombardia TV. Ringrazio naturalmente il nostro Vale, Grazie a te. i nostri amici da casa che sempre seguite sempre di più, quindi grazie, grazie, grazie. E mi raccomando, mettete un bel pollicione alla nostra pagina Facebook e che dire, l'appuntamento settimana prossima. Ciao!